e per tutti quelli che prima non hanno potuto goder della visione, vi faccio un piccolo riassunto. Il Monaco sta compiendo un'infamia ai danni del conte Inchiravo da Biserno, sta per condurre delle spie della gherardesca sin dentro al maniero. Gli servirà per vedere i punti più deboli di tutta la fortezza. E dopo questo piccolo riassunto parto con la seconda parte. Già ho lasciato il crocevia e son sulla retta via, son chiusi nel mantello e stan venendo a castello. Dai da Biserno voglia far gran danno il Monaco e le spie stanno entrando. Fatti avversi ci hanno fatto cambiare i piani, ma dimmi, chi porti con te? Chi sono questi uomini? Questi uomini sono due miei fidati, li ho reclutati io personalmente, posso garantire per loro. No, Monaco, lo sai, le leggi di Biserno parlano chiaro e dobbiamo metterli alla prova. Guardiamo di cosa sono capaci. Non ho paura di nessuna prova. Eccolo là, bello spavato. È proprio lui che volevo mettere a prova. Ok, arcieri! Ombre! Monaco, come vedi? Una sorpresa stava in un po' di tempo. Allora vieni giù! Sì, mio capitano! Sei capace! Chi sei? Folle? Non sento parlare di te! Ma io sono Gherardo Troncascuro! E io non ho mai sentito parlare di te! E io non ho paura di nessuno! E allora vediamo! Che pasta sei fatto! Oh! Ti prendi gioco di me? Questo è un pagliaccio! Cosa pensi che sia una donnicciola? Vieni, vieni! Ho sentito parlare di te e mi sembra che le leggende siano vere, ma non credi. Ho ancora roba da farti vedere. E allora mostra, vieni. Sei stato nel deserto. Vieni. Pensi che basti? Io penso di sì. Io penso di no. Vieni! Vieni!
Forse è l'ora di finirla! E rozzate, villani! Battete, uomini! Folle! Quello che dicano di te è vero! Sei un grande guerriero! Sì! Dammi l'onore di sapere il vero nome di chi mi darà una morte degna! E sia! Te lo sei meritato! Ben pochi riescono a tenermi testa! Il mio nome è Diego dei Demi! Grida il mio nome all'inferno! In molti ti risponderanno! Folle! Folle! Sempre il solito stasera! È impazzito come al solito! Chiedo perdono, capitano! Dovevano essere delle abili lame! Portate fuori questo sacco! Monaco! Di letame! Non c'era bisogno di ucciderlo! No! Ma vediamo l'altro! Dov'è? Eccolo qua, capitano! Lo trovo! Fermi! Fermi! Voglio parlare! Ferma! Lui lo siamo io! E verrà tirato fuori dalla tua voce quella Ballerò. Che tirare fuori da quella del monaco. Dillo tu. Portiamolo delle segrete questo buffone, vieni. Vieni con noi. Vieni. E adesso fate spazio per favore. Monaco! Monaco, dove fuggi? Portalo dall'auto. Lo sai che le porte sono chiuse, non c'è via di scampo. Monaco! C'è stato un errore, capitano! Vieni! C'è stato un imbroglio! Non ci sono errori! Come credi di fuggire? Non ci sono errori! Qua! Dovrei spiegarci molte cose, Monaco! Sei accusato di alto tradimento! E chi mi accusa? Anche la tesca? No! Ti accusiamo noi! Noi, della Corte di Viserno! Abbiamo un testimone! Cicciaio! 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 Come sta Cicciaio? Gli affari di Gherardesca! Mi ha sentito!
E so benissimo, era in taverna! So cosa hai fatto e cosa hai detto! Mettiti in ginocchio. In tutto questo... Ricordatevi che voi vi ho creato io! In ginocchio a noi! E tutto questo per difendere l'arrogante! Non è certo per l'arrogante che vi ho difeso! E per servire me! Per difendermi! No, Monaco! Adesso verrai incappucciato! E la tua faccia non verrà più vista! Sei accusato di altro tradimento! Amici, non potete farmi! No! Taci! Abbiamo combattuto insieme! Sai benissimo che per l'altro tradimento! Zitto! Zitto! Vai essere! Vai su! In ginocchio! Incappucciato! Incappucciato! Tiralo su! Tirati su! Tanto! E adesso sarà l'inquisizione! Sarà il popolo a giudicarti, Monaco! C'è la pena di morte per i traditori! No! Sì! Vi aspettiamo in piazza! Portatelo! Segrete! Vi aspettiamo qua fuori! Buon spazio! Buon spazio!